Oroscopo della settimana, dal 30 novembre al 6 dicembre 2020. Ariete. Amore, in questi giorni vi concentrerete davvero molto sulla vostra sfera personale, sul rapporto con il partner. Se siete realmente innamorati, potrete decidere di fare dei passi importanti per la relazione d'amore. Magari potrete pensare ad una convivenza, oppure ad acquistare una casa per godervi meglio le emozioni e i sentimenti di coppia. Lavoro. In questa settimana, forse, non darete proprio il massimo sul posto di lavoro. Il motivo è legato al fatto che sarete troppo concentrati sul da fare in amore e non riuscirete a pensare a nulla di diverso. Attenzione a non lasciarvi andare. Toro. Amore, saluterete novembre e darete inizio a dicembre con un umore un po' a terra. Occhio a come deciderete di affrontare le giornate, perché sarete inclini alle catastrofi. Non riuscirete a guardare nulla in maniera ottimista. Chiaramente, questo potrebbe condizionare i rapporti e i partner potrebbero non gradire troppo tutta questa negatività, magari anche ingiustificata. Lavoro. Potrebbero esserci delle nuove occasioni da non farsi sfuggire. Non dovrete farvi travolgere dai pensieri negativi, ma guardare avanti. E poi le novità potrebbero soltanto aiutarvi. Gemelli. Amore, l'umore dei prossimi giorni non sarà sempre alto, ma per fortuna non ci si potrà lamentare troppo. Ci sarà un grande bisogno di dedicarsi al partner per costruire e aumentare la complicità di coppia. Interessante però sarà pure l'oroscopo per chi ha il cuore ancora libero. Soprattutto nei primi giorni della settimana potrebbero esserci dei nuovi incontri da non sottovalutare. Chissà. Lavoro. Gli impegni professionali non saranno un problema, anzi. Il desiderio di dare il massimo sul posto di lavoro vi contraddistinguerà. È questo il modo in cui si potranno raggiungere i risultati sperati. Cancro. Amore, questo non sarà un periodo troppo semplice in amore. La fortuna sta nel fatto che le giornate centrali di questa lunga settimana potranno essere le uniche interessanti per i rapporti. Sarà infatti possibile approfittarne per godere della passione con il partner. Almeno in quel momento non ci saranno disagi a causare problemi nella coppia. Lavoro. Sul posto di lavoro potrebbero esserci vari ostacoli da affrontare in questi giorni. Non sarà affatto facile andare avanti e trovare la giusta forza per impegnarsi a prescindere. Eppure dovrete almeno provarci. Dovrete ricordare quali sono i vostri obiettivi. Leone. Amore, questa settimana, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, sarà particolarmente interessante. Se siete impegnati in una relazione di coppia, questo potrebbe essere un periodo in cui prendere iniziative. Le idee non vi mancheranno e molto probabilmente vi darete da fare per sorprendere la vostra dolce metà. Questo sicuramente aiuterà il vostro rapporto a crescere. Lavoro. Intuizioni pure sul posto di lavoro. Le vostre idee saranno davvero originali e non potrete non metterle in atto. Chissà che non arrivi una bella soddisfazione. Forse sarebbe anche ora. Vergine. Amore, attenzione a quello che deciderete di dire in questi giorni, perché pare che non sarete troppo bravi con le parole. Esprimersi in un rapporto è sempre importante, ma bisogna pur sempre riflettere prima di affermare qualcosa che possa non fare piacere. Il vostro partner potrebbe non cogliere appieno quello che volete comunicare e potrebbero facilmente nascere problemi. Lavoro. Discorsi e presentazioni non avranno la meglio perché, anche in campo professionale, non riuscirete ad esprimervi nel migliore dei modi. Occhi aperti e, soprattutto, quando necessario, bocca chiusa per evitare errori. Bilancia. Amore, benissimo i rapporti in questa settimana,
perché il vostro carattere vi spingerà ad essere molto disponibili. Cercherete di sostenere gli affetti, vi verrà abbastanza naturale e non sarà una gran fatica. Se avete una persona speciale al vostro fianco, non potrà fare altro che ringraziarvi per il vostro amore e la vostra vicinanza. Lavoro. Sarete gentili con i colleghi e se qualcuno sarà in difficoltà con un compito o con un progetto, non vi farete troppe domande. Nessuno vorrà fare a meno di voi in queste giornate. Scorpione. Amore. In questi giorni deciderete di prendervi un po' di tempo per pensare ad alcuni aspetti della vostra vita, nonché della vostra relazione. Da qui trarrete delle conclusioni che potrebbero anche essere definitive. Dopo aver riflettuto a dovere, infatti, probabilmente sceglierete di modificare alcuni rapporti. Forse l'umore di questa settimana non vi aiuterà molto, perché sarete un po' giù di tono. Lavoro. Potreste rendervi conto di alcune cose che non vanno sul posto di lavoro. Sarà per questo motivo che deciderete di cambiare atteggiamento rispetto a determinate situazioni. Non sarà una settimana troppo entusiasmante, ma almeno avrete fatto chiarezza. Sagittario. Amore, occhio a questa lunga settimana perché potrebbe esservi d'aiuto. Sarà possibile fare chiarezza e capire molte cose anche rispetto alla storia d'amore. Probabilmente, dopo aver pensato e riflettuto, deciderete di fare una scelta importante. Le stelle vi spingeranno a concentrarvi su quello di cui avete bisogno, sul domani, che in fondo è già in arrivo. Lavoro. Le energie saranno davvero al top, ma attenzione, perché potreste arrivare al punto di prendere una decisione professionale. È possibile che questa non sia la strada giusta per raggiungere i sogni nel cassetto, ed è per questo che avrete voglia di cambiare un po' gli orizzonti. Capricorno. Amore, bel cielo per i rapporti. In questa settimana sarete propensi a curare le relazioni e a godervi le belle emozioni con una persona speciale. Non sarà un periodo per nulla problematico in questo senso. Tutto filerà liscio e potrete trascorrere una settimana tranquilla. Occhio però a non portarsi qualche disagio lavorativo a casa. Lavoro. Come vi abbiamo appena anticipato, sul posto di lavoro potrebbe esserci qualche problemino. Dovrete essere bravi a gestire tutto nel migliore dei modi e tenere le emozioni sotto controllo. L'agitazione potrebbe farsi sentire in maniera particolare e complicare rapporti e situazioni. Acquario. Amore. Settimana piuttosto serena in amore, ma dovrete fare molta attenzione al weekend. Le cose infatti sono destinate a cambiare e sarà meglio essere preparati per non vivere il rapporto nel peggiore dei modi. Forse dovrete distrarvi un po' per non concentrare tutte le energie sui problemi e appesantire umore e sentimenti. Lavoro. Gli impegni di lavoro di questa settimana, tra novembre e dicembre, proseguiranno senza grandi problemi. Per alcuni potrebbero arrivare delle interessanti novità che necessiteranno di valutazione. Occhio però a qualche momento di tensione perché qualcuno potrebbe provocarvi. Pesci. Amore. Non sarà una settimana piena di novità in amore. Anzi, in molti sceglieranno di allontanarsi per un attimo dalla relazione per concedersi un po' di spazio. Discorso diverso per chi è ancora in cerca della persona giusta. In questi giorni sarà possibile fare una nuova e interessante conoscenza che potrebbe portare belle emozioni. Lavoro. Potreste sentire la necessità di prendervi una pausa dagli impegni che a volte danneggiano vicende e umore. Dovreste pensare a quello che vi fa sentire davvero bene. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.